Vorrei dirvi tante cose e ce ne sarebbero veramente tante da dire, ma non le dico perché non basterebbe tutta la trasmissione. Vi lascio soltanto a queste immagini, a qualche parola di Ninna Ro, il presepe raccontato. Nonna, che cos'è Ninna Ro? Che cos'è Ninna Ro? San Giosipozzo, stanco meschino, piglia l'aceto e ci rumi in mano. Siete contento, Gesù, suo bambino, che avete l'aceto in mano. Rosa, con tutti voi ci lega qualcosa di un filo conduttore che viaggia sul sentimento, sulla passione, sulla poesia. E è proprio su questo che alcuni anni addietro, nel 95 in particolare, io e Rosa abbiamo scritto questo testo teatrale che è andato avanti per tantissimi anni. Ne parlammo con Mimmo Cuticchio e l'idea gli piacque. Piacque questo teatrino delle ombre per raccontare il viaggio di Giuseppe e di Maria. Gli piacque l'idea, non piaceva l'idea di trasferire tutto il senso forte della famiglia, partendo dalla sacra famiglia e partendo dalla nascita di Gesù, un figlio dell'Onnipotente, come dice il nostro testo e come dice Filippo quando entra in scena. E la storia bella perché è fatta di tanti momenti, citarli tutti non ce ne andiamo più. E allora dico grazie a tutti. Dico grazie a Vincenzo Pirrotta perché è stato il primo attore a fare Turiddu. Ho conosciuto Turiddu perché lì a Bisacquino perché facevo l'obiettore di coscienza e in questa chiesa lui era l'anima di questa chiesa perché per dire non, al segno della pace doveva stringere la mano a tutti. Con questo io dico, proprio, racconto l'essenza di questo personaggio. Un personaggio umile, buono, innocente e puro. E quindi mi piaceva quando Mimmo, Vito e Rosa mi proposero di interpretare il raccontatore di questo presepio. Mi è piaciuto subito proporre questa figura e a lui mi sono ispirato. Io quando venivo a Palermo prendevo in affitto una casa vicino a lì a Via di Torremuzza, per cui fui incuriosita da questo. Dal cortile e quindi anche dal negozio, perché non sapevo che accanto ci fosse il teatro dietro il bandone e vedevo tutte le opere che faceva Rosa, che fa Rosa, i dipinti, dissi, ma che cosa, e poi tutte le cose che facevi con i rotolini della carta igienica, no? Che ancora lì, che il presepe nel rotolo della carta igienica, l'anima dell'arte del riciclaggio, geniale, era tutto ciò, conservato tutto. E io dissi, ma che cosa straordinaria, sicché entrai e cominciai a chiedere, lei naturalmente poi mi aprì il teatro, tutti mi hanno fatto vedere, adesso è nata un'amicizia di stima, ma sono venuti a teatro a vedere, non ho potuto, sono andata, e poi ho parlato di loro tante volte, mi veniva dal cuore, non è che. E quindi loro, bontà loro, mi considerano un po' una madrina, quindi oggi che è una festa dei Ditiramo, mi hanno portata giù da Pisa con un aereo e dice, devi stare qua, devi fare Casugno. Quando Vito mi ha proposto di fare le musiche per questo film, io, anzi, non sapevo neanche il titolo, dice, io ti vorrei proporre di fare una colonna sonora, io subito ho detto sì, perché ogni volta che alza, ogni volta che sento la sua voce, dico, anzi, una volta che ti ricordi, ti ho fatto un foglio bianco, con messa la firma sotto, tu scrivici sopra qualsiasi cosa e la farò, perché la cosa che più mi piace è il fatto di
provando sempre delle grandissime emozioni quando sono con loro, quando sono in quel meraviglioso teatro. Il folklore è una cosa seria e da prendere sul serio. Bene, io ho chiesto la parola perché questa sera qui noi stiamo provando che il folklore è una cosa seria e da prendere sul serio. Signora, dammi la forza anche quest'anno. Fai della mia voce la tua volontà. Sono per ragioni cinematografiche, sono amico di una signora che si chiama Letizetto. Tutti la dovrebbero. Quattro giorni fa, avendo tempo, l'ho chiamato e le ho detto, mi devo complimentare. Dice perché? Perché sei meglio di Dante Alighieri. Dice perché? Scusino la signora, perché hai avuto il coraggio di andare in televisione e di dire arciminchia, che è una parola che è a livello della Divina Commedia, perché in questa parola c'è tutta la storia di questo paese, perché rispetto a questa storia l'unica cosa che tu puoi dire, e quando dico questa storia mi riferisco a Nina Rò, l'unica cosa che puoi tu dire alla fine è arciminchia.